La campagna vaccinale ha avuto sicuramente una, se si può utilizzare un termine del genere, impennata, nel senso che sul sito del governo, se si ha la pazienza di andare a vedere sulla pagina della Presidenza del Consiglio, c'è il ripubblicato il report e si può vedere come in questo periodo praticamente di marzo si è passati da 4 a 8 milioni e 7 di somministrazioni. Oggi, che è il momento in cui sto parlando, il dato è 9 milioni e 200 e rotti. Che cosa è successo in sostanza? È successo che si cominciano a vedere gli effetti della politica messa in campo direttamente dal Presidente del Consiglio, nel momento in cui ovviamente ha cambiato i vertici di Protezione Civile e il commissario e ha preso direttamente in mano quella che è la distribuzione dei vaccini. Ha anche strigliato, come sappiamo, le regioni, perché con la faccenda delle categorie che era un'eredità del vecchio governo si erano lasciati indietro gli anziani. E quindi oggi stiamo raggiungendo i 3 milioni di persone che sono state vaccinate, cioè nel senso che hanno ricevuto le due dosi, siamo a 2 milioni e 9, e come dicevo, si sono superati i 9 milioni di dosi somministrate. Questo è fondamentale perché, come abbiamo visto in Inghilterra, che è l'esempio che ha preso in mano praticamente Draghi per muoversi, una volta che si è arrivati alla vaccinazione della metà della popolazione, le riaperture sono cominciate. Questo è quello a cui punta. Effettivamente, dobbiamo dire che il governo è nato per questo. Ora, ci sono ancora tanti momenti in cui si parla di disfunzioni, di problemi o cose di questo genere, però la strada sembra oggettivamente segnata. Oggi, ad esempio, in Veneto, Zaia ha fatto la prima somministrazione senza prenotazione, con centinaia e centinaia di persone, e è questo effettivamente poi l'obiettivo finale a cui si vuole arrivare, perché è una vaccinazione di massa.